Signore, voi conoscete già i miei avvocati, perché io salterei le presentazioni e andrei subito al dunque. Allora, la questione è questa. Gli ascolti di Occhi del Cuore, che sono stati pubblicati da un sito internet, hanno evidenziato delle curve molto, molto negative sul mio personaggio. Allora io ho avviato personalmente una ricerca molto meticolosa che purtroppo ha confermato i peggiori sospetti. Stanis La Rochelle non piace più agli AA. A chi? AA. Sì, il modo di definire il pubblico, diciamo così, più agiato, più abbiente. Sì, sono categorie di pubblicitari. Fasce di pubblico divise per tipologie dei consumi. AA. Abbronzati e abbienti. BB. Bisognosi, balorti. Renato, io non piaccio ai ricchi. Io non piaccio più ai ricchi, d'accordo? Io vado ancora forte con i BB, con le massaie, le casalinghe, i carpentieri, gli operai, quella gente lì. Ma io mi sono perso ai ricchi. Senti, dai, Stanis, non mi sembra così grave. È tardi. Ma che ci hai fatto venire qui per questo? Dammi retta, René, credimi. È una cosa spaventosa. Per una multinazionale come me, perché signori, io per reddito annuo e per mentalità sono una multinazionale, eh? Questo è un danno gravissimo, questa è una cosa tremenda. Ma sia ben chiara una cosa, però. Io non ho nessuna intenzione di commettere gli stessi errori della Telefunken. La Telefunken? Ma cosa dice? Ma che vuoi da noi, scusa? Signore, per favore. Occhi del Cuore è stata una rovina per l'immagine di Stanis. Ma sono stati evidenti errori di messa in scena. No, senta, guardi. Chiedo scusa perché non lavoravo su Occhi del Cuore. Io credo che quello di Stanis sia un dubbio legittimo, ma superato. Infatti Medical Dimension si rivolge proprio a un pubblico colto, ricco, sofisticato. Sì, ma io voglio garanzie. Vedete, c'è una clausola del mio contratto, e i miei avvocati ve lo possono confermare, che mi consente di controllare tutto del mio personaggio, dalla fotografia ai dialoghi, il suono, i costumi, tutto. Fe, Stanis, avevi detto che questa clausola non l'avresti mai fatta valere. L'ho detto, però invece ho cambiato idea. Per cui noi da oggi, caro il mio Renato, noi cominceremo a collaborare. Sarà bellissimo, vedrai.